Perché non riesci a vendere con la tua azienda? Offri un prodotto o servizio di grandissima qualità. Perché il cliente non riesce a capirlo? Perché preferisce o chiederti lo sconto o comprare dalla concorrenza che vende schifezze a basso prezzo? Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei sarti del web. Il mio lavoro è portare i clienti all'attività tramite la gestione delle loro pagine social aziendali. E oggi vediamo un argomento estremamente spinoso che riguarda un po' tutte le imprese, anche perché è una delle domande che mi viene fatta più spesso in consulenza, quando gli imprenditori e le imprenditrici mi chiedono di costruirgli una strategia di crescita per la loro azienda con la comunicazione su misura. Più nello specifico, questa di oggi, una puntata di risposta a una domanda. Ne ho fatte due, questa è la seconda, ieri è uscita la prima. Sono fatte in maniera verticale perché, essendo una domanda molto complicata, ci sono due aspetti differenti per rispondere a quella domanda che sorreggiamo, e quindi ho fatto due puntate molto verticali. Puoi seguire questa senza dover vedere per forza prima l'altra. Comunque ti invito, poi se non l'hai ancora vista, a vedere l'altra che mi sembra si chiami Come batti i cinesi con la tua azienda, no? Inteso come fai a battere chi vende a basso prezzo. Ma andiamo subito a leggere la domanda che ha generato la puntata di oggi. Sotto una sponsorizzata mi scrive Giuliano Tonelli: ma se come concorrenti hai cinesi, settore ruote per passeggini, PEG inglesina, clienti, mi dai un input? L'unico è comprare materia prima e non pagare. Ok, Giuliano non si è espresso molto bene, ma diciamo che sono andato a vedere un po' la sua azienda, il suo settore merceologico, e ha delle criticità comunicative enormi. Giuliano, se stai guardando veramente, non puoi veramente dire che sei un leader in quello che fai nella tua zona se non trovo testimonianze sul sito, se le foto sembrano fatte con il Parkinson, ok? Non sei all'altezza di quello che stai offrendo, ma andiamo un po' con ordine, perché quello che Giuliano ci chiede, come dicevo prima, è una problematica che ho riscontrato in tutte le attività che ho incontrato nella mia vita. Cioè, sono 40 anni che sono a stretto contatto col tessuto imprenditoriale italiano, senza scherzare, e ne ho viste veramente di ogni. E ci sono degli schemi ripetitivi. Uno di questi schemi, che si ripete in continuazione, è la frustrazione del titolare, della titolare, che si vede fuggire i clienti, preferiscono pagare di meno una schifezza totale senza capire che cosa gli stiamo offrendo. Ok, benissimo. Allora, oggi andiamo nello specifico, stiamo per citare un drago, un mostro del marketing americano, Philip Kotler. Philip Kotler dice: se non sei un brand, sei una merce. E se sei una merce, dovrai battere la concorrenza puntando sul prezzo. Ora, io ho citato Kotler, che come dicevo, è un mostro sacro. Ha inventato il marketing come lo conosciamo oggi, il marketing scientifico, ok? Ciò che in America fa crescere tantissimo le aziende più ricche del mondo. Ho già specificato più volte che il marketing americano è difficile applicarlo in Italia per tutta una serie di questioni. Di sicuro posso dirti anche che Kotler è il più studiato, ok? Perché tipo il 60% delle università del mondo che fanno marketing hanno i suoi libri, ma è anche il meno compreso. Perché io ti dico come ho scoperto Kotler in due modi. Il primo è tramite persone che ho formato nelle aziende dei miei clienti, ok? Quindi i miei clienti vogliono fare comunicazione online con la loro impresa, assumono persone uscite dall'università. Non funziona un Kaiser, ok? Soldi totalmente buttati, allora assumono me, ok? Enrico, per cortesia, vieni qua e insegna alle persone che ho assunto per fare una cosa come fare quella determinata cosa. E mi trovo dei ragazzi, delle ragazze che hanno studiato Kotler, non ci hanno capito una mazza. E allora, cioè, io ero lì che dicevo, boh, ma sta persona saprà fare il suo lavoro, al che ho trovato uno dei suoi libri, per esempio Marketing Management, è un cazzo di mattone, penso che la prima edizione fosse del 67 o 61, giù di lì, sono 70 euro di libro, ma è perfetto. C'è un sacco di roba utilissima. Secondo modo in cui ho conosciuto questo drago sacro è perché una persona molto influente, un formatore italiano molto molto conosciuto nella sua nicchia, parlava
parla malissimo di questo Kotler, ne parla malissimo, poi, dopo averne parlato malissimo, insegna quello che dice Kotler, che secondo me è proprio una di quelle paraculate, una di quelle ipocrisie terrificanti, ok? Non farò il nome perché veramente non si merita neanche un grammo di pubblicità da parte mia questo truffatore. Comunque, dicevamo, chi è questo Kotler, perché te l'ho citato e perché devi assolutamente evitare di venirmi a scrivere del tipo ok, quindi devo diventare un brand, Sarto? No, non puoi farlo, non puoi diventare un brand, perché tu non hai miliardi sotto le chiappe. Non ci vogliono milioni per diventare un brand, ci vogliono miliardi. Ok? Non hai questa potenza economica di strumenti, di canali distributivi, di comunicazione, eccetera. Quindi evita totalmente questa roba. Noi al massimo, le piccole e medie imprese, possiamo diventare marchi, ok? Puoi diventare un marchio al massimo, ma proprio se lavori bene, ok? Però diciamo che la citazione è perfetta. Se non sei un marchio, possiamo parafrasarla, se non sei un marchio sei merce, e se sei merce dovrai combattere sul prezzo. Quindi, esattamente come è successo a Giuliano, sì, Giuliano, questa persona, ma ad altri, mi ricordo questa consulenza di una persona che vendeva materiali elettronici, dal giorno alla notte ha perso il 30% del fatturato ogni un mese, il mese seguente il 15%, quello dopo il 20%, ho riguardato gli appunti perché mi sono preparato per questa puntata, e fondamentalmente nel giro di 6 mesi ha azzerato il fatturato. Perché? Perché un grande distributore ha tagliato i prezzi sulle stesse cose che vendeva questo mio ex cliente. E io ho detto, guarda, è normale, non puoi più pensare di vendere nel modo vecchio. E qui dobbiamo proprio fare una lunga digressione che sono sicuro ti lascerà qualcosa. Fondamentalmente le persone che vengono in consulenza da me a chiedermi perché non riesco più a vendere, io gli dico che perché hai aperto la sala cinesca senza un meccanismo di acquisizione ai clienti? E questi, di cosa stai parlando? Figlioli, non siamo più negli anni 80. Non basta aprire il negozio per avere clienti che entrano automaticamente. Io regolarmente trovo attività qui, nella via in cui abito, che chiudono. Chiudono regolarmente, perché? Perché aprono dicendo che questa è una via con un alto tasso di passaggio di persone, quindi entreranno nella mia azienda e quindi farò fatturato. Non succede. Perché? Perché è cambiato il mercato. Negli anni 80 funzionava così, oggi non funziona più così. Stessa cosa si riporta nel mercato online. Ho incontrato tantissimi imprenditori e imprenditrici, che meno di quelli del caso prima, che aprono l'e-commerce, ok? Negli anni precedenti alla pandemia funzionavano perché la gente acquistava automaticamente, tu mettevi, aprivi un e-commerce, la gente comprava. Oggi non succede più. Perché? E io ti chiedo, perché secondo te basta mettere un pulsante compra sotto la foto di un frullatore perché la gente compri? È lo stesso identico pensiero magico, quindi sbagliato, che ti portava a pensare apro un negozio e la gente entrerà. Dobbiamo smetterla di pensare in questo modo. Quindi in questo momento ho proprio voglia di citare Kotler, perché dice tutta una serie di cose molto molto interessanti. Per esempio, Kotler è stato il primo a dire che lo studio della comunicazione serve a impostare l'azienda, non una cosa funzionale, ma una cosa strutturale. Cosa vuol dire funzionale? Per esempio, quando ero venditore, ok, ho fatto 10 anni come venditore, la gente diceva, ho prodotto questo, vai Enrico, vendilo, e io andavo a venderlo, ok, ma era sempre più difficile, sempre più difficile, ok. Oggi so meglio di allora il perché, allora riuscivo solo a intuirlo. Il motivo è che il mercato cambiava, quello che l'azienda produceva era sempre più lontano da quello di cui aveva bisogno il mercato, ok? E quindi era sempre più difficile venderlo, e a questo punto arrivi a zero. Perché? Perché il mercato cambia, i desideri cambiano, tu produci roba vecchia, l'azienda non vuole più quella roba vecchia, ok? A dire il vero, questa cosa che dice Kotler, che si deve utilizzare la comunicazione come struttura dell'azienda, ok? Scegliere attraverso la comunicazione cosa vendere, non il contrario, non produrre e poi venderlo con la comunicazione. Questa cosa, il primo a dirla fu un economista italiano di nome Giancarlo Pallavicini nel 1959, ok? Quindi diciamo che Su questo abbiamo anticipato gli americani. Il problema è che poi non abbiamo avuto nessuno che l'abbia portato fuori in maniera sistematica e costruendoci sopra una carriera come ha fatto Kotler, appunto, che è uno dei 4 super guru, capito, nel senso a livello di Bill Gates e gente di quel tipo lì. Molto bene, quindi
Il segreto per vendere è non essere orientati al prodotto, ma essere orientati al cliente. E come si fa a essere orientati al cliente? I modi sono due, una cosa esterna, una cosa interna. La questione esterna è chiedersi che cosa vogliono oggi le persone. Non questa poi c'è un sacco di gente che fa delle cazzate galattiche, lasciamelo dire, ti prego. Tipo, è uscito lo spinner lì, quella cosa che la tenevi fra le dita e giravano. Tutti lo volevano, un gran desiderio di questo oggetto, non l'ho mai comprato perché era una puttanata galattica. Però tutti lo volevano e tutti si sono messi a venderlo. Poi è finito il trend, è finita la moda. E c'è gente che è rimasta con i magazzini pieni di sta roba. Non può riuscire più a venderla, ok? C'è gente che ancora la vende, ma nessuno la compra più. Oppure c'è stata l'ondata delle torce, tutti a comprare le torce. La gente è un po' matta, no? Cioè, c'è questa moda perché tutti lo comprano, lo voglio anch'io, ma se sono cose di breve durata, non è che devi metterti lì a venderlo anche tu. Piuttosto devi concentrarti su un bisogno reale delle persone e capire come le persone lo vogliono esaudire, ok? Questa è più importante. Ma soprattutto una cosa interiore. Allora, io ho usato il termine marchio e io ti chiedo a che cosa serve un negozio? Ok? Il punto di vista dell'imprenditore e dell'imprenditrice, il negozio serve a vendere qualcosa in maniera da riempirmi le tasche. Perfetto. E questo purtroppo è il punto di vista che ti porta a fallire oggi. Ok? Posto che non va mai persa di vista la vendita, ok? Un'attività deve essere sempre in verde, in positivo, ok? Deve avere sempre più entrate che uscite. Su questo sfondi una porta aperta, non perdiamolo mai di vista. Ma la vera risposta a questa domanda è: un negozio serve a migliorare la vita delle persone, ok? Ti devi allineare ai desideri e ai bisogni delle persone, e i bisogni delle persone sono diversi da come li stai vedendo tu. Facciamo l'esempio di Giuliano che ci ha fatto la domanda, no? Io vado sul sito di Giuliano, Giuliano mi ha chiesto nella domanda come faccio a battere i cinesi, perché lui ha la concorrenza dei cinesi, sulle ruote da passeggino, ok? E poi, tra l'altro, nella domanda dice l'unica è comprare la materia prima e poi non pagarla. Giuliano, non farlo perché poi vai nei casini con la legge, lo sai, vero? Perfetto, ok. Ci sono persone comunque che la pensano esattamente come Giuliano, ci sono fornitori che fregano chi compra, ci sono persone che comprano che fregano i fornitori, quindi figurati te quanta fiducia può esserci sul mercato. No, ci sono altre opzioni e adesso ne parliamo. Allora, per esempio, se io vado a vedere il sito di Giuliano, per esempio, che non ti invito a guardarlo perché è veramente orribile, ci sono tre cose che fa che sono, dal mio punto di vista, per esempio, di una persona che non conosce il settore, totalmente separati. Alluminio, ferro, le ruote, la gomma, le camere a gas, ok. Magari dal punto di vista di Giuliano ha senso proporle insieme, ma dal punto di vista di un cliente, no. E qua andiamo a sfondare veramente. Cioè è un'idea che proprio fatica a entrare nella testa degli imprenditori, perché chi fa un lavoro da tanto tempo si fissa su un concetto e nella sua testa diventa granitico, ok? Ma è sbagliato, perché chi ha ragione davvero è il cliente finale, è lui, è lei che ti paga per comprare una cosa, e se non ti paga, se non vota la tua azienda come migliore, tu fallisci. Quindi magari è più intelligente andare a vedere che cosa vuole questa persona, ok? E non per forza sbragare il prezzo, come ti sto per spiegare. Molto bene. Facciamo finta che adesso Giuliano di queste tre cose che propone malissimo si concentra solo su una. Facciamo finta. L'alluminio. Ringhiere in alluminio. Scale in alluminio. Perfetto. Quanti problemi esistono attorno al mondo dell'alluminio? Io farei 2 ore, 3 ore di intervista a Giuliano per capire quanti problemi le persone incontrano attorno all'alluminio. Perfetto, Giuliano. Diventa tu la persona
che risponde a tutti i problemi che ci sono attorno all'alluminio nel tuo settore. Una persona ha un problema con l'alluminio? Trova te. La persona ha una curiosità su cosa può risolvere per arrivare da un punto A a un punto B, che serve la scaletta? Trova la tua azienda. Trova dei video in cui fa vedere come usare la scaletta, trova dei video su che si fa vedere come la monti, trova dei video che fa vedere la persona che la usa, trova dei video che fa vedere una persona che dice wow, ho usato la scala di Giuliano e è andata tutto bene. Trovi persone che dicono cazzo, uso la scala di Giuliano da 10 anni, mai avuto un problema. Cioè, io adesso in 2 minuti ti sto già dicendo cosa fare per i prossimi mesi per costruire un'azienda che i cinesi se li mangia, ok? Facciamo l'esempio delle ruote da passeggino, come ha detto Giuliano. Perfetto, quindi tu vendi una ruota da passeggino. Il cinese, per usare sempre il termine che ha usato Giuliano, ok? Ieri abbiamo parlato di come fare a battere la concorrenza a basso prezzo, oggi stiamo affrontando il problema da un altro punto di vista. Il cinese, fra virgolette, sempre dicendo, offre la ruota da passeggino. Mi spieghi il cliente finale come fa a vedere una differenza? Cioè, se Giuliano offre una ruota da passeggino e il cliente cinese il fornitore cinese offre una ruota da passeggino, come fa il cliente finale a dire è meglio quella di Giuliano? Meglio in che senso? Meglio perché? Ok. È qua che l'azienda piccolo media dovrebbe concentrarsi da subito sulla creazione di un marchio. Un marchio non è per forza l'azienda in sé, non è per forza il prodotto o servizio, è più che altro l'insieme di esperienze che una persona prova, esperienza appunto, incontra quando acquista e utilizza il prodotto o servizio dell'azienda. Ok, e un marchio deve essere rassicurante, un marchio deve essere un qualcosa che tu dici, stai per comprare da lui o da lei, allora le cose andranno in questo modo. Cioè, io devo sapere già prima di comprare da te quello che stai vendendo, offrendo, devo sapere già prima che cosa mi aspetta. Conta che se non fai questo lavoro, allora sei merce. Se non sei un marchio, sei merce. E se sei merce, devi fare la guerra del prezzo. Ma ci sono sempre dei player pronti a farti la pelle sul prezzo. Perché o sono persone che fanno le truffe, ok? O sono aziende che sono talmente messe bene di cassa da poter acquisire clienti tagliando il prezzo al 50%. Come è successo a quel mio cliente che diceva avevo un e-commerce che fatturava tot e adesso fattura molto meno. Sai come ho risolto il problema di questa persona? Abbiamo scelto la cosa che vendeva meglio, ok, che gli presentava i clienti migliori da un certo punto di vista secondo le sue statistiche, che gli permetteva poi di strutturare un certo rapporto col cliente finale. Abbiamo tagliato tutto il resto, ci siamo concentrati solo su quel prodotto e ci abbiamo associato un insieme di servizi in maniera che la persona comprava quello da lui, la comprava a prezzo maggiore rispetto alla concorrenza. Ma perché? Perché poi c'era tutto il resto. Tutto un insieme di servizi, di assistenza, di infoprodotti, di cose che permettevano al cliente finale di dire ok, lo compro da lui perché sono più sicuro, sono certo che le cose andranno in un certo modo, mi sento più rassicurato nel comprare da Tizio, Caio, Sempronio. Perché? Perché la concorrenza vende di tutto, lui è specializzato in questa cosa qua. E tu come fai a far credere al cliente che sei specializzato in qualcosa? Intanto, come prima cosa, devi essere specializzato o specializzata davvero. Cioè, devi offrire quello. Ma il problema, io ho dato un termine che molti interpretano in maniera errata. Far credere, no? Se io dico, devi far credere a qualcuno che questa cosa è così, e tu pensi automaticamente, allora devi mentire. E io ti chiedo perché. Cioè, quest'idea è insita in quella parola o nel modo in cui tu la interpreti? Ti do un secondo per pensarci mentre bevo. Perché se per la persona tu non sei nessuno e non ha ancora comprato da te, devi fargli credere le cose prima che le compri. Altrimenti non compra. Vedi che c'è un paradosso. Il paradosso sta nella tua testa, nella testa di milioni di imprenditori e imprenditrici italiani che non comunicano convinti della qualità del loro prodotto, ma il cliente finale della qualità del tuo prodotto se ne infischia perché non può percepirla, non può vederla, non può capirla.
tu dici, vedrai fra un anno quando quella cosa si rompe, o vedrai fra 2 mesi quando quel servizio avrà creato dei disservizi come sta. Ok, ma non basta dire, avevo ragione per fatturare con la tua azienda, no? Devi associare una comunicazione che crei una percezione positiva nei clienti prima che comprino. Ok, cioè ti rendi conto di quanta paura può provare una persona nel comprare da un'azienda X che dà poca fiducia? Tipo, io non compro dai cinesi. Ok, proprio intesi come cinesi, cioè un negozio di cinesi qua vicino a casa mia, io non compro dai cinesi. Ho comprato alcune cose di cui proprio non me ne fregava niente, che se anche si rompono non me ne frega nulla, poi basta, ho smesso, non ho più, cioè il resto lo compro da attività che, ok, che mi danno più sicurezza. Perché? Perché, cioè, a te, a parte che non interessa quel cinese che vuol, quel cliente che vuol pagare poco, ma soprattutto noi quando compriamo, compriamo per fiducia, compriamo da aziende che ci danno un senso di serenità. E perché comprare è affidarsi a qualcuno. Ti do i miei soldi e spero che tutto vada bene. Ma questo spero che, quando sono, o trovo qualcuno di cui fidarmi o cerco il prezzo più basso. È qui il fulcro della citazione di Kotler. O trovo qualcuno di cui fidarmi e devi essere tu. Devi creare un'azienda di cui le persone possano fidarsi. Oppure scelgo il prezzo più basso e spero che non sia tu, perché se fai i prezzi più bassi possibile, muori. Muori, perché stai vendendo a margine, probabilmente sotto margine, e quindi stai andando in perdita, come tantissime aziende che purtroppo arrivano a fine anno e sono in rosso. Ci rendiamo conto di questa puttanata galattica? Quindi, qual è il senso dell'azienda orientata alla comunicazione? Il discorso è, se la tua azienda non è strutturata per creare nel tempo dei contenuti che facciano capire alle persone quanto è utile, comodo, figo, importante, efficace il tuo prodotto o servizio, nel tempo fallirai automaticamente, perché o arriva un'altra azienda che fa questo lavoro e ti schiaccia, o la gente, non riuscendo a fidarsi della tua impresa, non compra da te e compra da qualcuno che vende a meno. E questo è terrificante, perché è una strada già di fronte a te che non stai vedendo e non ci stai mettendo tutta la tua energia. Quindi quando mi chiedi perché non riesco a vendere, la mia domanda è perché tu non fai di tutto per avere la fiducia del tuo potenziale cliente? E poi parlo anche del potenziale cliente che non ha ancora comprato e del cliente che ha già comprato. Tu hai il numero di telefono, la mail, il nome, il cognome, la situazione della persona che ha già comprato da te o che è entrata nel tuo negozio. Una volta ero ancora consulente, mi ricordo questa scena orribile a Modena. Ero da un cliente a dargli una consulenza, me l'aveva chiesta per il suo e-commerce. Entra questa signora e chiede un prodotto. Il titolare, che era lì che parlava con me, interrompe la chiacchierata con me, parla con la signora e fa: signora, guardi, è finito, forse torna mercoledì o giovedì, giuro, così. E lei: ah, peccato, va bene, magari torno, arrivederci. Io gelato, è proprio, ero congelato, cioè, ok, questa signora in pratica lo vuole, ok? Perché non le hai preso il numero di telefono dicendole: guarda, appena arrivo ti chiamo e te lo dico, oppure quanto te ne devo tenere da parte, oppure che cosa ti serve, che magari possiamo utilizzare qualcos'altro, oppure ti consiglio qualcos'altro da comprarci insieme. Cioè, tutte opzioni buttate veramente nel cestino, perché l'imprenditore non era abituato a clienti che entravano a caso nell'attività e quindi non si è mai concentrato sullo sfruttare al massimo la sua autorità sulle persone. Perché se tu esisti come azienda, hai già un'autorità. Se tu sei un negozio fisico, per esempio, hai più autorità di un negozio online. Sì, renditi conto. Però, per esempio, Amazon ti frega perché
perché riesci a comunicare con le persone meglio di te. Pensa, un portale online. Ho fatto una puntata una settimana fa chiamata Amazon ti mangia e tu lo stai aiutando a farlo, quindi Amazon ti distrugge l'azienda a morsi e a spizzichi e bocconi. Quella puntata è visualizzatissima, ci sono un sacco di commenti sotto e da quello che leggo la percezione delle persone è proprio poco efficace, nel senso la gente dice perché la gente, le persone che commentano dicono perché la gente vuole comprare a meno. No, la gente vuole comprare dove è comodo. Comprare da te non è comodo, in primis perché ho paura, in primis perché ho paura di essere fregato. Ok, quando qualcuno ha paura di essere fregato va sul prezzo basso perché almeno sarò meno fregato. Riesci a capire questa cosa? Se mi fregano per 10, allora magari mi faccio fregare per 5 o per 6, che mi brucia meno che essere fregato per 10. Quindi se tu vendi a 10 ma la concorrenza vende a 4 ed entrambi non mi date fiducia, io compro a 4, compro a 5, compro a 6, non compro a 10 da te. Perché dovrei comprare a 10 da te? Non mi dai fiducia? Vado da chi almeno mi fa il prezzo basso. Tu devi riuscire a creare un marchio almeno un gradino superiore alla concorrenza in fiducia, in efficienza, in idea dentro la testa dei potenziali clienti. Qual è il modo più veloce per creare un marchio di questo tipo? Intanto metterci la faccia. Mettici la tua cacchio di faccia. Di ciao, io sono, nel caso di chi ha fatto la domanda, Giuliano. Sì, Giuliano, perfetto. Io sono Giuliano e da tot anni faccio questo e nella mia vita mi capita di, e cominci, fai un contenuto. Primo contenuto parli di questa cosa, secondo contenuto parli di quest'altra. Tempo un anno hai demolito tutta la concorrenza, perché chi altri sta facendo quello che stai facendo tu? Qua in Italia, ragazzi, ci sono un sacco di settori in cui queste cose non vengono fatte. Ci sono un sacco di settori vergini. Molto spesso mi dicono anche i miei colleghi, no? Sono spesso in contatto con colleghi negli Stati Uniti d'America, in Nuova Zelanda, in Canada, anche nell'Europa del Nord, e mi dicono: ma perché stai in Italia? Esci dall'Italia, vieni in paesi più sviluppati. E io dico: ragazzi, ma qua c'è ancora, è tutto vergine. Cioè, qua c'è tantissimo da fare. Le persone possono veramente fare tanto con poco sforzo. Ok? Semplicemente perché? Perché gli imprenditori e le imprenditrici italiane, io lo so perché lo sono anch'io, sono nato in un'azienda, sono terza generazione di imprenditori, ok? Ci facciamo un culo quadro tutti i giorni. Tutti i giorni. Il problema è che ce lo facciamo nella direzione sbagliata, in una direzione che spreca la maggior parte del nostro talento, della nostra fatica, della nostra concentrazione. Se tu cominciassi di un grado a cominciare a fare quello che ti dico, a metterci la faccia, a creare contenuti, a creare contenuti di una mi tocca dirlo, più bellini, ok? Una foto sui dettagli, pagalo 300 euro un fotografo che ti faccia un bel set quando un lavoro è venuto bene. Hai fatto una ringhiera attorno a una palestra? Falla fotografare bene, perché sai quanti clienti ti porta se hai fatto bene il materiale attorno a quella ringhiera? No, non lo sai, perché se tu lo sapessi ci investiresti due soldini. E invece no, tu sei abituato a non spendere niente per acquisire clienti. Al massimo tu fai la sponsorizzazione alla sagra. Ragazzi, non si va da nessuna parte. Vuoi crescere con la tua azienda? Investi in comunicazione. Investi nell'unico strumento che ti permette di raggiungere davvero il cliente. Perché non è la qualità di quello che vendi. La qualità di quello che vendi non se ne accorge nessuno, perché non sono te. L'altro giorno parlavo con una persona che quello che fa la capiscono lei e altre 5 persone nel mondo, e non sto scherzando, perché è una cosa perduta che fanno in pochissime persone al mondo, ok? E in 5 persone al mondo possono capire effettivamente che cosa sta facendo. Tutti gli altri dicono: oh, che bella, ma poi chi la capisce davvero sono pochissimi. E quindi che senso ha concentrarsi sui dettagli quando devi comunicare al pubblico che deve pagare? Comunica le cose che piacciono a loro, comunica le cose, ho usato un termine che può distogliere l'attenzione, che piacciono, comunica le cose che possono veramente toccarli, le cose che loro veramente possono percepire, non le cose che ti fanno sentire bene con te stesso o con te stessa e ti fanno sentire più figo o più figa degli altri, ti rendi conto? È questo che Kotler dice
che bisogna orientare l'azienda verso la comunicazione e non verso la produzione, perché tu perdi di vista il mercato, perdi di vista quello che le persone desiderano. E magari qualcuno non desidera solo la ruota del passeggino, no? Come nella domanda di Giuliano, magari qualcuno desidera di avere una certezza, una garanzia domani, di avere delle istruzioni più precise per il montaggio, di avere qualcosa nella consegna in più rispetto agli altri. Ci possono essere milioni di aspetti attorno alla vendita di un prodotto o servizio che stai ignorando, di cui non ti stai prendendo la responsabilità. Dici, questa è la responsabilità del corriere, oppure di se la farà da solo il cliente. No, quella tua occasione per alzare i prezzi, dare al cliente qualcosa di più che a te costa meno e renderlo più felice in maniera che poi torni a comprare da te. Di questo, tra l'altro, ne parlo in un videocorso gratuito che trovi su alzaiprezzi.it. Ok? Un videocorso, un'oretta, gratuito, in cui tu puoi capire perché la persona, il potenziale cliente, è contento di pagare di più se gli dai le giuste cose, e sei strategie per trovare come, in modo, nella tua azienda, nella tua impresa, di alzare questi prezzi per poter poi avere un margine maggiore. E ora mi tolgo un sassolino dalla scarpa. Caro Giuliano, nel finale della tua domanda mi chiedi se posso darti questi input, se posso aiutarti in questo lavoro che mi pagherai durante il lavoro quando vedi il risultato. Mi spiace, ma i sarti non lavorano gratis, non lavorano neanche a commissione, perché la maggior parte delle imprese è talmente devastata, e da guardarla tua non fa assolutamente difetto a questa regola, che hai bisogno di sventrarla. È fatta talmente male il tuo sito, che proprio si vede quanto non capisci niente di comunicazione online, non capisci niente di cosa vuol vedere la gente. La gente vuol vedere delle cose. Addirittura su Amazon ci sono dei fotografi, cioè Amazon utilizza delle foto e ci sono dei fotografi specializzati sulle foto che fanno più effetto su Amazon, perché le foto fatte di un modo o di un altro vendono di più, ti rendi conto? La foto fatta così o cos'ha, così vende di meno e così vende di più. E tu queste cose non le sai, non le capisci, non le comprendi. Io ho fatto questa puntata per chi mi segue. Tu neanche riesci a scrivere la tua domanda in maniera corretta con un italiano che si comprenda, quindi ti ringrazio tantissimo per aver fatto questa domanda. Spero anche di aver dato un input, come dici tu, che possa darti una mossa, darti una svegliata, darti di aver spostato un pochettino il tuo cammino verso una direzione che possa essere più profittevole per te e per la tua azienda, perché io sono stato in un'azienda familiare in cui le cose non andavano bene, e non auguro quell'inferno a nessuno. Non lo auguro ai figli di chi sta seguendo questa puntata, non lo auguro neanche agli imprenditori e le imprenditrici che mi seguono da tempo. Ragazzi, io lo so che per noi l'azienda è tutto, perché siamo imprenditori e imprenditrici italiani, e in quanto tale noi siamo la nostra impresa, e se le cose vanno male noi stiamo veramente veramente male, e se le cose vanno bene le cose cominciano a diventare un po' più rose. Quindi veramente ti invito a applicare al massimo i consigli che do in ogni mia puntata, perché in questo modo, solo in questo modo, puoi tirarti fuori dalla crisi e iniziare a prosperare. Se vuoi una mano in questo, noi siamo in Sarte del Web, siamo a tua disposizione. Ti basta andare su sartedelweb.it/tutor, compilare il form e riceverai una chiamata gratuita senza impegno con uno dei miei ragazzi, un esperto, un'esperta di comunicazione online, che ascolterà con grandissima pazienza la tua situazione, ti farà le domande giuste per capire i dettagli che magari anche a te non sono chiari, dopodiché ti farà un progetto, una strada per raggiungere il tuo obiettivo. Dopodiché vuoi farlo con noi, tanto di guadagnato per entrambi. Vuoi farlo da solo, da sola? Bocca al lupo, perché mi sembra veramente dura, dato che è pieno là fuori di imprenditori che sanno fare benissimo il loro lavoro, il produrre il loro prodotto servizio, ma non offrirlo al mercato, non comunicare al cliente, attirarlo in maniera che comprenda la qualità meravigliosa di quello che viene venduto. Detto questo, detto tutto per oggi, io sono Enrico Cecchini e ho fondato i Sarti del Web, un'azienda che si occupa di portare i clienti all'attività tramite la gestione delle loro pagine social aziendali. Vuoi leggere qualcosa di più su di noi? Ci trovi su sartidelweb.it, comunque sia sul social che utilizzi più spesso e sui maggiori canali di podcast. Detto questo, buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao!